Devo ringraziare tutti voi per essere qua, la vostra presenza così numerosa significa che è un problema sentito non soltanto dall'amministrazione ma da tutti i cittadini, un problema importantissimo che dobbiamo affrontare in breve termine. Volevo salutare il sindaco di Casalvatore Pasquale Sollo, l'assessore Mauro Regge e altre autorità che sono qui presenti. Io ho scoperto il modello Vedelago e la Camera Poli circa un anno fa in provincia e venne a presentarci questo progetto. Noi vogliamo portare questo progetto, ormai lo chiamiamo tutti quanti Vedelago, vogliamo raccontare Vedelago qui, lo vogliamo raccontare anche in qualche altro senso come civiltà ecologica, molto importante. E noi vogliamo che Cattolica diventi autonoma dal punto di vista dei rifiuti. Diventi autonoma in che modo? Effettuando un ciclo virtuoso, prima di tutto con una differenziata potenziata al massimo, porta a porta, io direi al 100%. Probabilmente ci potrebbe essere un ciclo di compostaggio e naturalmente questo trattamento manuale al freddo che la signora Poli dopo ci spiegherà compiutamente. Perché appena insediato, dall'8 giugno al 18 giugno, dovete sapere che i camion di Cattolica Ambiente sono stati fermi in discarica a Tufino per 10 giorni, senza poter testare, e quindi siamo andati in crisi. Attualmente questa crisi non è superata e il vice sindaco di Napoli ha detto all'ambiente, ci dirà sicuramente che questo non è superato. Allora, noi dobbiamo prevenire il futuro, perché Cattolica abbiamo il dovere, almeno noi come amministrazione, di pensare sul medio e sul lungo periodo, perché se pensiamo a quello che è successo nel 2008, in cui ci hanno fatto credere che l'emergenza rifiuti era finita, mettendo la spazzatura sotto il tappeto poi è Ferrandelle dove stanno ancora tutte le bombe. Noi non vogliamo questo, noi vogliamo che Cattolica preveda il futuro, cioè noi tra un anno, tra due anni, non avremo mai più il problema della spazzatura. E noi pensiamo che il modello Vedelago sia il modello più adatto a noi, perché noi dobbiamo trasformare i rifiuti in risorsa, una risorsa di sviluppo che può essere risorsa economica, una fonte di lavoro per tanti disoccupati, e che ci può paragonare alla fine, diciamo, come avete fatto benissimo questo cartello, Cattolica come Vedelago. Noi già stiamo progettando, già tra poco inizierà l'isola ecologica. L'isola ecologica sarà costruita e sarà il primo passo verso questa differenza del 100%. Dottoressa, noi siamo un comune censito di 80.000 abitanti, però su questo comune di 12 metri quadrati orbitano circa 100.000 abitanti. 100.000 abitanti, produciamo 60 tonnellate al giorno di rifiuti. Fortunatamente, grazie all'impegno dell'amministrazione, del sindaco, e ringrazio in modo particolare l'assessore all'ambiente Pasquale Signora, abbiamo raggiunto il 45% di differenziata. Allora noi speriamo, facendo partire la differenziata anche nella frazione di Arpino, che è una frazione di 30.000 abitanti, di raggiungere la differenziata su tutto il territorio di Cattolica. Quindi passare da 45, speriamo, per fine anno più di 60. Penso che l'unica soluzione per i nostri rifiuti è la differenziata. Allora, ecco perché noi stamattina lanciamo il modello del lavoro. Grazie alla dottoressa Poli di essere venuta, grazie al vice sindaco Tommaso Sodano che ci darà poi una mano. Grazie a tutti. Con noi. Il sindaco ha detto che serve che l'emergenza dei rifiuti non è finita, che c'è un ciclo attivo dei rifiuti. E infatti proprio nei luoghi, nei territori dove il ciclo
risultati che incoraggiano la nostra terra. Ed è, credo, il motivo fondamentale per cui l'intuito di Enzo Cantora prima e la scelta amministrativa nel momento in cui è diventato sindaco si è orientata verso Bellago. Io sto per introdurre il momento più importante della conferenza di oggi, la relazione della dottoressa Carla Poli, direttrice del centro